Nessuno mi obbliga a scrivere quello che scrivo. Riuscirei a inventare delle vicende, infatti le invento, ma non riuscirei a inventare un personaggio di sana pianta. Non saprei neanche perché farlo. Una delle primissime scelte è stato di scriverlo in terza persona. Volevo tornare a quella prospettiva di un narratore esterno, però molto vicino, molto affettuoso, che guardi i personaggi veramente da sopra, un po' da sopra la spalla. La prima persona delle otto montagne è per me così la mia voce, che non so se riuscirei a scrivere in un'altra prima persona.